un grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto. Nobita, eroe involontario! Dorayaki! Già, fatti da Shizuka! Li ha appena sfornati e ci ha invitati a casa sua a mangiarli! Direi di andarci subito, no? Che cosa stiamo aspettando? Io vado, non uscite di casa finché non torno. Ci sono stati molti furti nel quartiere, quindi fate attenzione! Uffa, non è giusto! Adesso siamo bloccati qui in casa! E Shizuka ci aspetta! Quando arrivate? Anche i Dorayaki ci stanno aspettando! Che ci importa? Andiamo lo stesso! Ma se nel frattempo la casa venisse svaligiata, saremmo nei guai! Aspetta, credo di avere la soluzione! Voglio Vipro 3D! Cos'è? Sembra solo un grande foglio. Perché non provi a sdraiartici sopra? Ma che dovrebbe succedere? Ok, ti puoi alzare. Ora abbiamo una copia di Nobita. Sì, ma non potrà cercare. Sorvegliare la casa. Ma cosa? Ehi, la mia coppia si sta espandendo. Wow, sembro proprio io. Già, un sostituto perfetto. Grande. Caspita, com'è leggero. Non si può certo dire che abbia un atteggiamento molto naturale. Puoi anche fargli cambiare posa se vuoi. Ah, sì, davvero? Vediamo un po'. Così va meglio. Molto bene, adesso nessun ladro oserà entrare. Problema risolto, andiamo! Ehi, ciao Nobita, tutto bene? Perché hai quell'atteggiamento di sfida? Vuoi batterti con me? Allora, non dici niente? Ok, l'hai voluto tu, ora ti darò una bella lezione! Non posso perdere contro di te! Cosa succede? Sono un po' stanco, credo sia meglio fare una piccola pausa. Una copia di te stesso? Già, un'ottima soluzione, non trovi? Ti faccio vedere come funziona. Ecco. Visto? Che meraviglia, mi sembra un sogno. Vorrei vivere per sempre circondato da Dorayaki. Sarebbe una... Sì, arrivo. Scusami, devo andare ad aiutare la mamma. Devi proprio, Shizuka. Io pensavo che avremmo passato tutto il pomeriggio insieme. Aspetta, ho un'idea. Va bene così. Sì, perfetto. Sei pronto? Vai. Shizuka, quanto tempo ci metti? Ti ho detto che devi innaffiare il giardino. Lo sto già facendo, mamma. Ci sono due Shizuka. No!
salvato, ragazzo, grazie. Non c'è più. Ma sono due. Quindi puoi copiare tutto. Che sto facendo su Neo? Oh, siete voi, ciao ragazzi. Che meraviglia. Vedete, oggi ho programmato di fare una bella gita sulla macchina nuova del mio caro cugino Sunekichi. Volevo farlo di nascosto per non farvi provare il video, ma ormai mi avete visto, ciao ciao. Non posso crederci! Sei riuscita a riprodurre perfino un'automobile! Presto, saliamo a bordo! E adesso facciamo una bella gita anche noi. È impossibile, è uguale all'altra, ma non può metterci in moto. Che peccato. Eccoti, Nobita! Ehi, è Gian. Non la passerai, liscia, per quello che hai fatto. Ma non gli ho fatto niente. Adesso ti rompo! Ti saluto, Gian. Tanto non finisce qui! E perché stiamo volando? Ehi, che cosa ti prende, ragazzo? Stai indicando qualcosa? Fermo! In nome della legge! Che peccato! Fermati! Beh, in fondo è un modo carino di viaggiare. Fantastico, un autovolante. Ragazzi, guardate, è Suneo. Ehi, Suneo. Nobita, ma com'è possibile? Noi vogliamo ed evitiamo il traffico. Ah, e non ci serve neanche la benzina. Ci vediamo. Sono a casa, ho finito tutte le mie commissioni. Tu hai fatto buona guardia, Nobita? Nobita? Oh, non posso crederci, quel disco le è uscito. Quando torno mi sente. Aiuto, salvatemi! Aiuto! Mia bambina! Aiuto! Bella, che spavento! Grazie, sei stato... Ma dov'è? Ciao, amico! Ma che ci fanno qui? Che migliori complimenti! Oh, ti ringrazio! Guardate! Che cosa c'è, Shizuka? C'è un altro Nobita che sta volando! Ma come ho fatto ad arrivare qui? Ehi, allora forse Gian non era arrabbiato con me, ma con la mia copia! Quindi la casa è incustodita! Corri, dobbiamo rientrare prima che torni la mamma! Aspettami! Oh no, troppo tardi! Nobita! Signora? Che c'è? Oh, è che sciocca! Mi scusi, agente. Sono venuto a ringraziare suo figlio.
Oh! Oh, eccolo qua! Sei stato grande, ragazzo! Senza il tuo aiuto non avrei mai catturato quel ladro! Era un pezzo che gli davo la caccia! Davvero le ha dato una mano? Questo non toglie che mi hai disubbidito. Signora, ti avevo detto di non... Lo sa che suo figlio è un eroe. Poco fa ha salvato il mio bambino che era caduto nel fiume. Ah, devo ringraziarti. Se non fosse stato per te mi sarei fatto molto male. Che sta succedendo? Forse sei più bravo ad aiutare le persone quando non fai niente. Sì, signora. Grazie al gesto. Io ti avevo detto di... Oh, grazie, che gentile. Avevi promesso di restare a casa. Grazie ancora. Sei un bravo ragazzo. In effetti è un eroe. Lei è fortunata ad averlo. Oh, sì, è un bel eroe. Nuovi e divertenti episodi di Doraemon li puoi vedere domani alle 20:25 del Super Duper Boing!